si può contestare, per carità, è legittimo che i tifosi contestino una prestazione oggi a dir poco sottotono del Crotone, quindi quando si perde in casa è normale, è legittimo che i tifosi contestino. Sono innesti in punti nevralgici, no? Della squadra, quindi non è una cosa così immediata, questo per quanto riguarda gli innesti. E i numeri, è chiaro, noi siamo la squadra che abbiamo, è una delle squadre che ha vinto di meno, una delle squadre che ha pareggiato di più, una delle squadre che segna di meno, quindi beh, è chiaro, questi sono numeri che si leggono sulla classifica, sono facili da interpretare. Quindi dico, dobbiamo migliorare il nostro gioco, non c'è dubbio, dobbiamo migliorare il nostro gioco, dobbiamo segnare di più, dobbiamo fare più punti. Sapevamo delle difficoltà odierne, trovare una squadra che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà nel contropiede, devo dire che per loro si è messa subito addirittura meglio del previsto, che hanno trovato questo gol sul calcio d'angolo, il colpo di testa. Il primo tempo è stato obiettivamente in salita, abbiamo trovato difficoltà nello sviluppo del gioco e loro non sempre molto pericolosi in contropiede. Nel secondo tempo abbiamo cercato di forzare il gioco, abbiamo creato anche qualche situazione importante, siamo stati costantemente nella loro metà campo, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il pareggio. Le varie soluzioni che potevo avere: Correia è un giocatore molto offensivo, sapendo che a sinistra loro avevano Foglio e comunque strutturalmente sono una squadra molto forte sulle palle inattive, ho privilegiato un giocatore come Vigneto, che comunque è veloce, ha buona gamba nella fase difensiva, e anche per un discorso di coprirmi sulle palle inattive dove sapevo che loro erano molto forti. Ho fatto questa scelta e devo dire che, a parte una situazione del primo tempo dove Foglio è riuscito a saltare Kevin, dal punto di vista difensivo ha fatto una buona partita. Certo, non avevamo la spinta che poteva darci Crescenzi a destra. Devo dire una cosa, i tifosi ci devono stare vicino, perché questo è un momento delicato, che la classifica, come detto il presidente, è un po' si è abbassata di parecchio, siamo 7-8 squadre in 6 punti, però sappiamo che ci sono 16 partite, quindi noi ce la metteremo tutte per... Io e i miei compagni ce la metteremo tutte per mantenere questa Serie B a Crotone, perché l'abbiamo conquistata 2 anni fa con i denti e la voglio mantenere. No, perché insomma le partite che ho visto prima di precedenti era un ottimo Crotone, credo che siamo stati, abbiamo preso tanti dei meriti per 24 partite, 25, un pochino di meriti nostri, perché abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, non abbiamo permesso niente al Crotone con attaccanti importanti, e secondo, quando c'è stato da soffrire abbiamo sofferto, però a linea di massima siamo andati più vicini noi secondo me a chiudere la partita che loro pareggiare, ecco.